Lettura del commento al Vangelo di lunedì 14 febbraio 2022. Commento di Fabrizio Morello. L'inviò a due dinanzi a sé. Dal primo versetto del testo possiamo già cogliere due importanti elementi che connotano l'agire del Maestro. A due, insieme. Andare da soli può creare rischi, ci si può scoraggiare rinunciando alla missione, ma ci si può anche insuperbire. Il compagno, allora, è fondamentale per incorarci nei momenti difficili e per riportarci con i piedi per terra se iniziamo a specchiarci nella nostra presunta bravura. A due, insieme. Questa è la Chiesa, questa è la comunità. Unione. Dinanzi a sé. Questo elemento è davvero sconvolgente. Dio ci manda dinanzi a sé, cioè prima di Lui. Ha talmente fiducia in noi che crede che possiamo essere i migliori annunciatori della parola, ancora più credibili e bravi di Lui. Sembra strano, ma ha ragione. Vedere un uomo, un essere come te, che vive in pieno il Vangelo, prova che tutti possono farlo e che non è riservato solo a qualche santino con l'aureola. Cosa annunciano i testimoni? Che il regno di Dio è vicino, cioè è prossimo, è facile, è alla tua portata. Anche tu, sì, proprio tu, con i tuoi limiti, con i tuoi difetti, sei chiamato a realizzarlo. Niente più alibi, quindi. Anche tu sei stato designato ed inviato per realizzare la tua missione. Alzati e fallo. È l'unico modo che hai di spendere bene la vita che hai ricevuto in dono. Buona giornata e buona riflessione.